vado per la riunione, scappo. Dai! Kwanza dovrebbe essere la festa dell'Ujima, non delle bevute. Ma che... Hai scelto un bel modo per dirmi che sei Spider-Man. E se ti avessi ucciso? Vuoi farmi sentire in colpa perché tu volevi uccidermi? Io voglio che la smetti di mentirmi. Ti ho preso nell'underground perché pensavo mi capissi. E ti capisco. So che è successo a Rick. Krieger la pagherà. Ma non così. Questo è l'unico modo che ho per sconfiggerlo. Per una volta non intervenire. Ti prego. Non posso. L'ho promesso. Anche io. Perché è proprio qui? Ci portò papà. Al concerto. Sette cori di sette paesi. Ricordi? A me piaceva il Ghana. Il Ghana non c'era, ti confondi con la Guinea. No, no, sono certo fosse il Ghana. Guinea, Belize, Polonia, Cuba. Corea del Sud, Thailandia, Venezuela, hai ragione. Come sempre. Quasi sempre. Cosa? Sono un po' deluso. Krieger? Sai, la signorina Mason. Sapevo che sarebbe stato un problema. Ma tu? Speravo che saremmo andati d'accordo. Dove siamo? Sei dietro le quinte. Questa è la nostra struttura più sicura. Qui si è compiuto il miracolo. Sei proprio un bastardo, lo sai. Vedi, quando io e Rick progettavamo il Nuform... Hai solo messo il tuo nome sul brevetto. Lui diceva sempre che il tuo unico talento è quello di vendere le idee degli altri. Beh, io almeno respiro ancora, tesoro! Ma non divaghiamo, ok? Per cominciare... Vediamo... Wow! È assurdo. È una difesa involontaria? Accidenti, che bomba. Senti, io ti toglierò quella maschera. Devo scoprire qual è il tuo segreto. Perché questa... a me sembra ingegneria biologica di alto livello e sai cosa significa, ragazzo? Significa soldi. Ok, vado in palestra. Oggi tocca alle gambe. Scoprite dove ha nascosto il Nuform, ok? Senza non posso aprire il blaser. Oh, e usate lui. Abbiamo un conto in sospeso dal ponte. Oggi niente telecamere. Stop! Stop!
fatto bene. Potevano ucciderti. Accidenti. Sono un osso duro. Dobbiamo uscire da qui. La Roxxon non ha mai consegnato Rhino alla polizia. Pazzesco. Ormai non mi stupisce niente della Roxxon. Stai bene? Sì, voglio solo uscire di qui. Io disattivo le telecamere. Puoi controllare il computer? Trovato niente? L'uscita è qui, in questo ufficio. Ma dobbiamo riattivare i sistemi della base e dalla sala di controllo. Prima dobbiamo scappare dall'ala di sicurezza. Prova a scendere e vediamo cosa ci aspetta. Porta chiusa. Il Venom ha funzionato nella cella. Dovrebbe aprire anche la porta. Sempre si scopre... Ciao. È aperta. Comincia a scendere. Sopra di te. La porta di sicurezza è l'unica uscita, ma devo disattivare l'allarme attraverso il sistema. Ok, io penso alle guardie. Le telecamere dell'ala sud sono spente. Probabilmente le ha spente Rhino. Voleva interrogare i prigionieri. Scommetto che l'altro farebbe cantare anche Spider. Ehi, serve un altro. Non è la tua giornata. Ce ne sono altri due. Come abbiamo fatto a trovare qui? Stato Rhino? No, Rhino è solo un'arma. Abbiamo ricevuto una soffiata da un agente esterno. Chissà se qualcuno di quei mercenari si farà. Speriamo che il Plaza rispetti le tempistiche. Via libera. Non capisco perché tenere prigionieri Spider-Man e Tinker. Dovremmo eliminarli. Krieger cerca sempre un profilo. Metto un codice. E li ritiene più utile alla compagnia da vino. Mi serve una vacanza. Ok, pronti per un altro computer. Sei ancora di turno al Plaza? Si stanno dannando per inaugurarlo la prossima. Far saltare il Plaza non è una buona idea. Neanche avvelenare la città con una fonte di energia instabile. Ok, ma ci sarà un altro modo per liberarci dalla Roxxon. Le strategie richiedono compromessi. Come mentire agli amici. Ora pensiamo solo a uscire da qui. Va bene. Ma ne riparleremo. Sparate a vista! Mi serve qualcuno qui! È tutto ok. Forza letale! Addio, basso profilo! Ah, è invisibile! Localizziamo! Prendiamolo! Neutralizzate Spider-Man! Deve essere qui, da qualche parte! Non sappiamo dov'è! Metti giù le armi! Deve essere qui, da qualche parte! Neutralizzo Spider-Man! E ora come facciamo a fermarlo? Quale insetticida ci vuole per i raggi invisibili? Bersaglia qui dentro! Dove è andato? Anche l'altro Spider-Man fa così? Allora, trovato niente! Si sarà nascosto, setaggiate l'aria! Prenditi, Spider-Man! Via le sicure, ingaggio autorizzato! Armi pronte! Difendete l'area!
Perlustrate tutto, può nascondersi ovunque! Piano Trono RX-57. Nessuna risposta. Ryder, ben ingaggiato! Nemico ingaggiato! Il bersaglio è utile! Prendi, Spider-Man! Ce l'ho nel mirino! Prendo il giletto! L'hai sentita? Zitto? Al riparo! Avanti con... Qualcuno sta fra dov'è? Rintracciamo Spider-Man! Autorizzati a usare la forza! Eliminiamo il bersaglio! Manovra evasiva! Sono. Sembra una nota vocale di Krieger. Mi piaceva Rick Mason, sul serio, ma se hai il cuore tenero, questo posto non fa per te. Forse dovremmo apporre una targa alla sua memoria. O meglio ancora, dare il suo nome a una panchina. Sì, gli sarebbe piaciuto. Simon Krieger, l'uomo dal cuore d'oro. Un'altra nota su Rhino. Rhino giura di volersi liberare di quell'armatura, ma diciamoci la verità. Quella è l'unica cosa che lo rende speciale. Potenziamolo. Se lo aiutiamo a schiacciare il ragnetto, magari la smetterà di chiedere di uscirne. Non fa altro che manipolare gli altri. Ci sono delle note sui collaboratori esterni. Ci serve un agente indipendente per sorvegliare Tinkerer e Spider. Tombstone è fuori gioco. Black Cat è tornata più o meno sulla retta via. E quel tizio in viola? Come si chiamava? Ecco, sì. Sì, lui sarebbe perfetto. Il tizio in viola? No, non... Non può essere. Ehi, la Roxxon ha rubato la tua roba. A quanto ne so, anche tu. A proposito, grazie mille.
Fatto, sono dentro. C'è una nota audio. Signore, la polizia chiede di Rhino. Cosa dobbiamo dire? Il nostro uomo al raft sta mettendo in piedi un programma di semilibertà. Ditegli che Rhino farà un lavoro socialmente utile. E l'hanno fatta franca, ma dai. La porta è sbloccata, ma devi forzarla. Contaci. Ok, sul serio. Perché Tinkerer? È un soprannome. Derry. Non li libererò finché non avrò il mio. Lui non dovrebbe essere qui. I tuoi uomini dovevano prendere solo lei. No. Se non ti piace, questo l'ho capito. Ma Spider-Man mi permette di ricattare la signorina Mason. Del resto, li hai presi tu. Cioè, voi. Mi spiego, tu li hai catturati, ma questo grazie alla tua soffiata, quindi c'è chiaramente qualcosa che non torna. Hai accettato di lasciar stare il ragazzo? Zio Aaron. Il ragazzo? Scusa, ma mi piace come lo dici, è così paterno. Libera Spider-Man e ti darò il Luform. Informazioni sull'Underground. Quello che vuoi. Visto? Ricatto. Funziona sempre. Vai, Spider-Man! Ti piacciono i ricatti? So parecchie cose. Quanto è nocivo il Luform? Ciò che hai fatto a Rick Mason. Se ti denuncio. Sì, ma non lo farai. Senti qua. Tu sei un ricercato. Con i crimini commessi assieme, finiresti nella cella a fianco alla mia. E sappiamo entrambi che tieni troppo a te stesso per farlo. E quindi ora faremo visita alla signorina Mason e a Spider-Man. Ma è un tipo di festa a cui si partecipa solo su invito. Già. Addio. Zio Aaron. No. Aspetta. Non c'è quel tipo. È colpa sua se ci hanno catturati. No, io... Sapevo che lavorava con la Roxxon, ma non credevo che... mi avrebbe tradito. Non ci credo. Mi hai attirato in una trappola. Perché continuo ad ascoltarti? No, Finn. Deve esserci una spiegazione. Non credevo sarebbe andata così. Lascia perdere. Non possiamo fermarci. Lascia da prima. Sì, certo. Stanno isolando le uscite. L'unica speranza è la sala di controllo. Dobbiamo passare le porte blindate. Qui c'è un pannello di controllo, ma serve energia. Vedo cosa riesco a fare. Fatto! Ecco la corrente. Accedo. Le saracinesche sono fuori portata, ma posso muovere macchinari, come quella gru. Potrebbe essere utile. Do un'occhiata. Qui costruiscono motori per gli APC. Ehi, posso alzare e abbassare la gru. Ti sembra utile? Forse questa gru può aiutarci. Ma come? Ehi, ora la gru è sopra al motore. Il motore. Ok, ho un'idea. Puoi riportarla sulla linea di montaggio? Sì, forse ho capito cosa hai in mente. Ok, questo laser dovrebbe attivare il motore. Oh, ecco, il laser è in corto. Posso deviare la corrente. Bene,
La ragnatela fa da conduttore. Il laser è andato in corto, ma funziona ancora. Serve solo energia. Quei nodi possono andare se trovo energia. È tutto pronto. Usa il laser. Laser in arrivo. Perfetto. Se sovraccarico il motore, diventerà esplosivo. È un'esplosione quel che ci serve per distruggere le porte. Stai giù! Andiamo. Manca poco. Usciremo da lì. Dammi il tempo di aprirla. Hanno capito il nostro piano. Per forza. C'è solo un'uscita. Ok, io penso alle guardie. Tu apri la porta. Senti, avevi mai pensato di chiamarmi per dirmi che sei Spider-Man? Sai, dopo la morte dei miei genitori, Rick ha dovuto prendere il posto di mio padre. Pensavo mi sarebbe mancato avere un fratello, ma c'eri tu. Finn, io... Aprite la porta! Non credo reggerà! Vai! Ce la farò, tu vai! Le luci sui caschi hanno un visore termico. Possono localizzarti anche quando sei invisibile. Mi chiedo quante risorse stiano investendo solamente per combatterci. Milioni di dollari esentasse, credo. Tu ripulisci il piano, io bypasso la sicurezza e ci apro una via d'uscita. Ho ancora accesso ai macchinari se vuoi spostare qualcosa. Devo essere più veloce. Tutto bene. Le ragnatele stanno bloccando la porta, ma la base è in allerta, quindi attento. C'è un solo modo per uscire dalla base. Devono passare da... Ora della siesta. Sanno che sei qui. Chiamano rinforzi. Ok, comincia la festa. L'ordine di catturare Spider-Man! Oh. Oh. Spider-Man! Catturare Spider-Man! Spacciato, Spider-Man! Ehi! Spider-Man incazzato!
scendere! Fermati! Non deve... Pronti al passo! Veloce! Torna qui! Minaccia attiva ingaggiata! Ascolta, so che non ti fidi di me. No, infatti. Cosa posso fare al riguardo? Smetti di macchinare alle mie spalle. E credimi quando ti dico che ho pensato a te. Nessuno si farà male a te. Nessuno tranne la Roxxon. E loro sono me. Ti prego, promettimi che ne parlerai con me, ok? Ti ascolterò, te lo giuro. Dico sul serio. Ormai ho deciso, devi solo iniziare ad accettarlo. Allora, dovrò fermarti. Anche tu devi fartene una ragione. Oh, sono così dolci quando dormono. Controllo, RX-57. Nessuna risposta, richiedo una verifica sul posto. Roger, vado io. Se lo avvistate, fate fuoco! Sono, ti aspetto nella sala espositiva oltre la catena di montaggio. Ci vediamo lì. Sembra che abbiano chiuso le porte. Troverò un altro modo. E se rivelassimo tutto sulla morte di Rick? Hai qualche prova? Perché nessuno crederebbe alla parola di due giustizieri mascherati. Deve esserci un modo. Quella deve essere l'uscita. Ehi! Ecco a te. Grazie. So dove siamo. È il laboratorio di Krieger. Ha un laboratorio? Solo di facciata, ma sì. Rick mi mostrò una foto. Un laboratorio. Aspetta! Qui ci sono i dati del progetto Nuform. Esami di tossicità, i test di sicurezza falliti. E il nome di Krieger è dappertutto. Questo distruggerebbe la Roxxon. No! Ti piace il mio nuovo colore? È immune alle tue punturine. Punturine? Dai, amico. No! Facciamola finita! No! Io penso alle guardie! Facciamo un giretto! Devo mandarlo contro quei carri! Indebolire la sua armatura! Ormai sei mio! Dobbiamo rompere l'armatura! Tu sei
un avversario valoroso. Ti darò una morte eroica. Una che, scusa? È la sua versione dorata di un complimento, credo. Rialzati, ti metterò di nuovo al tappeto. A me basta metterti al tappeto una sola volta. Tienilo giù. Lancia un carro! Forse se caricassi i motori... Progettato l'armatura a prova di motori esplosivi. Devo metterlo fuori gioco per sempre. Non ho intenzione di ucciderlo. Non è così che funziona. Ed è per questo motivo che perderai. L'armatura è tutta ammaccata, Rhino. Togliti di dosso. Ci siamo quasi. L'armatura è danneggiata. Questi non sono altro che grazie. Allora perché sembri così stanco? Credete di poter scappare così facilmente? Nessuno può fuggire alla Roxxon! Fate spazio! La sua armatura cede! La corazza è disattivata! A te! Pronto! Pronto per la scossetta, vecchione! Tu non mi piaci! Così! Lo stiamo distruggendo! Questa donna è pronto per la nata! No! Non c'è dubbio! Sonno! Sembra ubriaco! Colpiscilo! Stordito! Ormai manca poco! Aspetta. Tu controlla che non faccia niente. Io torno subito. I dati di Krieger affonderanno la Roxxon. Legalmente. Lo sai. Krieger mi ha raccontato com'è morto tuo fratello. Molto divertente. Zitto! E mi ha detto anche che è stata colpa tua. Krieger ha modificato il reattore. Lo ha sovraccaricato per rispettare le scadenze. Se Finn realizzasse il suo piano. Oh mio Dio. Harlem. Tu lo hai guardato mentre moriva. È tutto impotente. No! Va all'inferno.
Finn! Cosa pensavi di... I demoni non fonte! Distrutto la mia base! Mi è fatta la fine! Finn! Il reattore, Finn! Avvicinati ancora! E ti ammazzo. Ma... siamo una famiglia. La mia famiglia è morta. Genki! Aiuto! Vado a prenderti un asciugamano e degli antibiotici. Ok. Miles, dove sei? Però che passò? Cos'è quello? Devo dirti una cosa. Finn ha attaccato il Plaza. Sì. Quindi sei stato tu a darle la caccia per la città? Come Spider-Man. Potevi morire. Non lo puedo creer. Perché non mi hai mai detto nulla di tutto questo? Abbiamo parlato spesso di tutti i rischi da evitare. Ma questo... Non volevo ti preoccupassi. L'altro Spider-Man non c'è e... io faccio solo disastri su disastri. E ora ho deluso anche te. Miles... non c'è niente che tu possa dire o fare che mi impedirà di volerti bene. Nada. Tu mi trasmetti forza, Miles. Essere un eroe significa questo. Trovare coraggio per le persone che ami. E non mollare mai. Gloria penserà al Fist e Theo ci aiuterà nel porta a porta. Ok, perfetto. Iniziamo subito l'evacuazione. Ci vediamo fuori. Diventi sempre più simile a tuo padre. E sii prudente. Lo sarò. Ehi! Scrivo agli abitanti di Harlem di fuggire prima di andare casa per casa. Ok, bene. E devo dirti una cosa. Grazie per esserci sempre. Ehi, mi dai una mano prima di andare? Contaci. Vorrei incrociare le attività dell'underground con gli edifici dove può esserci il Nuform, magari violando le torri Oscorp o... Ci sono. Devo solo restringere un po' il campo. Niente male. Grazie, Coso. Devo sgranchirmi le gambe e poi uscire. Devo trovare tempo per la musica quando sarà tutto finito. Devo farcela. Per il bene di tutti. Di tempo mentre Genki rintraccia Finn. Controlliamo l'app. Qualcuno potrebbe avere bisogno.